Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Da questa sera riprendiamo le nostre trasmissioni. A questo proposito potete scriverci a redazione@arezzotv.net per inviarci le vostre segnalazioni su quello che non va, se avete da raccontarci una storia, insomma tutto quello che volete farci sapere. Ripartiamo da Piazza della Repubblica, Piazza della Stazione e anche l'inizio di Via Guido Modera, intanto per risottoporvi quella segnalazione che per fortuna si è risolta molto bene, di cui ci eravamo occupati con Beppe Marconi un paio di mesi fa, la mancanza delle lancette proprio qui in Piazza della Stazione, l'orologio che da tempo non aveva le lancette, avevamo fatto l'SOS, per fortuna dopo qualche giorno le lancette sono tornate, quindi finalmente avevamo chiamato quell'SOS che ora è alla stazione, ecco ora finalmente lo sappiamo, sono quasi le 17 mentre vi stiamo parlando. Ma c'è un'altra novità che è legata anche questa agli orari, andiamo a vedere, è una novità anche positiva, c'è però un ma. C'è un ma, andiamo a vedere, perché finalmente anche ad Arezzo sono arrivati pannelli digitali che ci dicono a quest'ora quali bus devono passare e per andare dove. Eccolo qua, vedete questo bel pannello digitale che è stato messo in tutti e due i lati della strada, quindi TM, finché sarà TM, se sarà sempre TM, voi sapete che c'è tutta una questione, no? Sul bando regionale, vedete LF2, Arezzo Guido Monaco, lato assicurazioni, le richieste, ecco gli orari, ecco LS2, LS6, la 9, la 6, la 2, non la conosciamo come la 2, la 6, la 9, quindi, cioè, qui c'è l'LF prima che ci disorienta un po' in questa modernità, però la cosa particolare e veramente notevole, guardate dove hanno messo questo cartello, l'hanno messo dietro un altro cartello della pubblicità che non c'è, è un cartello vuoto che però impedisce a chi si trova da questa parte di vedere questo pannello, cioè si vedono solo gli orari ma non si vedono le linee che passano, quindi è un cartello digitale da tutti e due i lati che però, siccome è stato messo preciso dietro questo cartello pubblicitario, che pubblicità non ha, e non ci fa vedere niente, quindi chi vuole vedere gli orari non li può vedere da comodamente lì vicino alla fermata, ma deve venire a fare un giro dall'altra parte e quindi vedere a che ora arrivano. Uno dice, beh, potevano girarlo, magari questo pannello lo potevano girare verso destra invece che verso sinistra. Avranno sbagliato? Andiamo a vedere dall'altra parte se hanno sbagliato. Ecco, siamo dall'altra parte della sala, anche qui c'è il nostro pannello digitale, ma anche questo è stato messo, come vedete, dietro un altro cartello, che qui vediamo anche, non c'è bisogno di dire a quale pubblicità si faccia riferimento, e quindi è proprio standard, nel senso di fabbrica, deve essere, già qui si vede un po' meglio, già qui si vede un po' meglio, ma è sempre dietro il solito cartello. Di là si vedeva gli orari, quindi si sapeva l'orario ma non si sapeva la linea, qui invece l'indovinello è il contrario, cioè si sa la linea ma non si sa a che ora arriva. Insomma, si fanno piccoli passi in avanti ad Arezzo, piano piano si ottengono le cose, un po' a metà, ma si ottengono. Insomma, speriamo che si risolva anche per chi vende la pubblicità di questi cartelli, che ovviamente non ha un gran servizio da questo cartello ulteriore che gli è stato messo davanti, perché la pubblicità sostanzialmente non si vede, così come si vedono male gli orari e le linee. Vedremo insomma se questi cartelli saranno posizionati un po' meglio, anche perché credo che sia abbastanza semplice porre rimedio a questa situazione. Vi ricordo ancora redazione@arezzotv.net per le vostre segnalazioni e ci vediamo domani.